A Genova, Tito e Bob, i due parrucchieri egiziani accusati dell'omicidio del loro dipendente Mahmoud, dopo aver ucciso il 19enne e averne smembrato il corpo, sono andati a svagarsi. Lo scrive il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Sono usciti nella notte per motivi di svago, elemento che smentisce in modo certo che uno dei due avesse agito sotto minaccia o in preda al panico, e poco dopo l'omicidio hanno avuto un atteggiamento leggero e privo di pensieri. Il giudice ha sottolineato anche come i due killer abbiano collaborato, spartendosi in modo quasi scientifico i compiti nell'omicidio. Nell'ordinanza il GIP ha definito i killer due soggetti dall'indole vendicativa, propensi all'uso della violenza gratuita, a cui ricorrono per risolvere le controversie personali. L'indole violenta è comprovata anche dallo scempio del cadavere, mutilato a mo' di ulteriore sfregio. In materia di fisco non c'è alcuna tassa patrimoniale all'orizzonte. Il governo, chiariscono fonti di Palazzo Chigi, ha deciso dopo una breve valutazione che non intende dare seguito all'ordine del giorno presentato da Nicola Fratoianni. La proposta dell'esponente di Sinistra Italiana, inizialmente approvata in aula, prevedeva un impegno del governo nel valutare la possibilità di introdurre una Next Generation Tax, una sorta di nuova patrimoniale sopra i 500.000 euro per finanziare azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Il governo ha velocemente valutato la proposta e altrettanto velocemente ha concluso che non intende dare seguito alla possibilità di introdurre una Next Generation Tax. L'Aula della Camera ha approvato la questione sospensiva della maggioranza sulla proposta di legge dell'opposizione sul salario minimo. I voti a favore sono stati 168, 128 i contrari, tra gli astenuti. L'esame del provvedimento viene dunque rinviato di 60 giorni e si terrà non prima di ottobre. Al termine della votazione, dai banchi delle opposizioni che hanno presentato la proposta di legge unitaria, con eccezione di Italia Viva, si sono levati i cori con alcuni deputati che gridavano «vergogna, vergogna». La Camera ha approvato all'unanimità, con 281 voti a favore e nessun contrario, la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico. Il testo, che ora passerà al Senato, introduce disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il testo definisce il diritto all'oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Nello specifico servirà ad assicurare che alla guarigione clinica corrisponde la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione. Ha chiamato un'ambulanza dicendo di stare male e si è fatto portare in ospedale, ma una volta arrivato al pronto soccorso ha ammesso che voleva solo un passaggio per raggiungere il distributore automatico e comprarsi una bibita. Il fatto è avvenuto a Imola, dove un trentenne disoccupato e con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Il clima è al centro di un appello lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia. Tutti si sono impegnati a sostenere iniziative di azione congiunta contro la crisi climatica, chiedendo che l'Unione Europea, gli altri paesi del Mediterraneo e la comunità internazionale mantengano questo tema in cima alla loro agenda politica. Ne dà notizia un comunicato del Quirinale, che fa riferimento anche alla crisi climatica nelle aree del Mediterraneo e alla necessità di reagire subito da parte di tutti.